altri, tutto l'anno rimango in contatto con i fattini, i proprietari. Perché poi qualcuno sopra ci deve andare. Sì, io rimango in contatto tutto l'anno con i fattini, i proprietari dei cavalli. Quindi ci lavori, diciamo, tutto l'anno, sì, loro i fantini a me mi conosco tutti quanti. Di che anni per ragazzi di Monteriggioni? Scusa, mi chiamo... sì, prego, non ti preoccupare. Mi chiamano proprio a me, non si fidano di me, nel senso qui, cioè, sanno che si trovano bene, nessuno mai si lamenta. Lo fa verbale, però ora stiamo entrando un pochino nel discorso. Lo conosci questo signore? Sì, dal 2009. Me l'ha detto prima al bar. Chiedevo tecnicamente, cioè, ora abbiamo parlato un po' del rione, della vita, come si diceva prima, il rione è sicuramente molto attivo questo qui. Però c'è tanta fiducia tra di voi. Raccontatemi, io voglio parlare un po'. Il nome del cavallo lo conosciamo, però voglio parlare di voi, dell'anima, del cuore, cioè che cosa spinge a creare anche un'amicizia in un mondo che mi insegnate voi non è assolutamente facile, o sbaglio, questo si può dire. Perché, non con tutti, insomma, però no, esatto, non con tutti, per questo sì, con altri magari finisce 25 finisce, esatto. Forse lì finisce il rapporto, quel rapporto dei tre giorni, invece con altri, ecco, l'esperienza con lui, nel senso lui ha vinto con noi un palio come proprietario di cavallo, nel 2009 era il secondo dei quattro consecutivi e siamo sempre rimasti insieme, noi tutti gli anni prima del palio andiamo al ristorante suo, partiamo in 25, tutti in divisa, cioè, rione, e passiamo la giornata completa lì, anche lì cantiamo, suoniamo. E te invece che mi dici di no? È importante, fa conto che con loro l'importante è essere sinceri e dire veramente quello. Esatto, bravo. Non è quello che ho capito da lì. Non venire qui con la doppia faccia, raccontare che il bianco è nero. Io venni qua dicendogli a loro che si era qui perché si voleva vincere il palio. Eravamo proprio venuti perché volevamo vincere il palio. 2009, chiaramente loro un po' di diffidenza c'era, questo all'inizio c'era chiaramente. E poi in quei giorni piano piano e poi chiaramente il culmine è stato con la vittoria del palio e lì poi si vinse un palio bellissimo perché si partì secondi, è cosa molto difficile poi andare a vincere. Ci sapeva un fantino che fece veramente Mureddu, che fece un grandissimo palio, entrò all'interno e lì è chiaro si instaura poi un rapporto di forte amicizia perché noi si venne con dicendo quello che si voleva fare veramente, senza sotterfugi, senza... Loro volevano vincere sicuramente, so, ma perché loro, cinque pali, diciamo, il capitano non li vince. Avevano vinto l'anno prima, quindi però... sì, loro, questo è un rione che vuole sempre comunque vincere. Sbaglio, è così? Sì, perché sul rione la vittoria è tua. Non è come una squadra di calcio che ti figura squadra ma alla fine nemmeno sai chi sono quella gente. Qui è proprio tua, qui è roba proprio tua. C'è mi trovo, ecco perché lo vengo così. Sì, non c'è proprio paragone, nel senso. Sì. Io l'anno scorso. Grande, complimenti, perché io gli guardo gli occhi, lui gira intorno, però ha una grande. Scusami se mi permetto, sono contro l'aiolo, sicché è un momento particolare. Vabbè, ti lascio. Aspetta un momentino. Sì. Questo signore come si chiama? No, questa. Questa signora. Parletti. Che cosa ci parla questa? È la cavalla che ha vinto l'anno scorso. Scusa, ho toccato qualche tasto. Ma è bello così. È bello così. No. Cosa, è bello vedi? Così. No, ve la devo fare, aspetto. Vedi? In orizzontale. Allora, qui c'è il grosso tanto. Io cerco. No, tanto un attimino. Sì. Loro dopo vengono giù qui, perché il corteo parte da qui, loro vengono giù qui, siamo tutti vestiti, tutti pronti, tutti quei vestiti che sono, io li chiamo tutti quanti, e gli dico come potrebbe andare il palio.
l'anno scorso noi non potevamo vincere e quando io l'ho detto è stato pesante. Mi sono emozionato perché pensavi a quel momento. Quest'anno lì è pesante, però un po' diversa. E mo dopo gli spiegherò, in quel momento è pesante. Certo, perché. Perché gli dici come è andato il lavoro di tutto un anno per raggiungere il padre. Bravo, bravo. Gli spieghi, che le devo capire anche loro. Sì. Bravo, punto. Mi fa emozionare anche a me, guarda, perché qui si parla dell'essenza, perché un capitano deve assumersi il dovere di parlare con i propri contradaioli, confrontarsi e parlare. Poi lì dentro va a sapere quello che viene fuori. Te sai meglio di me che quando sono della mossa può succedere sempre il contrario di tutto. Sì, sì. Te oggi hai visto bianco e dalla mossa ti diventa grigio, poi diventa bianco, poi nero e un attimo prima che partano allora, diventa bianco. Quello è mio figlio. Ciao Marco. È cresciuto con 5 pali che ha vinto. Guarda, era nato un palio, il terzo consecutivo che abbiamo vinto, noi siamo partiti da qui che non dovevamo vincere. E loro glielo detto, lì, guarda, era piccolo, c'era l'anni sui, di mio nipote, su che figlia mia sorella, gli ho detto sta tranquillo. Quest'anno stai tranquillo, io ho fatto perché quest'anno non vinciamo, però tu sta tranquillo qua. Quando sono andati via tutti quanti qui sono cambiate le cose, tutto un attimo, in mezz'oretta sono cambiate tutte le cose. Io sapevo che andavamo su a vincere, però lui sapeva che andavamo su a perdere. Parte il palio, il cavallo nostro sta in testa, lui tranquillo dice ma babbo mi ha detto che perdevamo, sto tranquillo, fa il secondo giro con le teste, dice babbo dice che porco. Bravo, ma dice troviamo a terzo giro che stavamo in piedi, si è messo a piangere. Hai capito? Però ti dico una cosa, vieni qua, ascolta. Vieni qua, no, ti fa piangere, io ho 56 anni, ascolta, c'ho un figlio che ha 24 anni. Io mi faccio ricordare tutte le cose. Ascoltami, è babbo. C'ho un nipotino. Io e la mia moglie della solita contrada, il mio figliolo della sua della solita contrada, il mio nipote neanche a parlare. A Siena, quando portava la tratta a Siena, lo infilavano dentro, lo tirano in canapa, era sempre lì dentro. Il Berrocchio. Infatti il sito che ho fatto si chiama il Berrocchio, infatti lo conoscete anche voi, penso. E, detto questo, non ha mai visto la corsa, mai. Succede. Perché lui va in mezzo a castagne, non si sta a montagna, va a 300-400 metri e poi viene giù. Perché non ce la fa? No. Ce la fa? Quindi ti comprendo, sono stato dirigente, io ho fatto tutti i ruoli, tranne che il capitano, perché il capitano è un'altra cosa. Io parlo poi il politico della contrada, seguo i regolamenti, parlo con i sindaci, parlo con io sono battezzato nell'istrice, ecco, quello porto che c'ho qui ce l'ho incontrato. Bravo. Non ce l'ho incontrato. Bravo. Quindi ti è tra stretta questa emozione. Ah. Ma stretta, ah. Come si dice qui, perché capito? E ti fa i miei complimenti. Bravo. Grazie. Bravo. Perché, ti è troppo stretto, Allora. Perché te. Noi andiamo su allora. Te segui sui passi, che ti sbagli. Sei mangino, sei barbaresco. Infatti per me il paglio. Questa ragazza che ti ha raccontato? Bravissima, tranquilla. Una delle meglio su. Questa che l'hai? Tutto attaccato. Sai, infatti per me il paglio è questo. Io se mi chiedessero un esprimo un desiderio, un desiderio.
mi piacerebbe vivere quello che ho vissuto, sta a raccontare. Ma già lo vivi? No, perché ancora è piccolo. Ma già lo vivi? Anni, sì, no. Non lo so. L'emozione di vedermi è mio figlio. Ma la cosa che ho visto di fronte a lui e quella foto ci sembra bruciata in mezzo alla pista, non l'ho mai trovato. Ma sei fortunato anche te, perché già ce l'hai addosso questa cosa. È una questione di tempi.